occuperemo di fissione nucleare. Ecco, la fissione nucleare è uno di quegli argomenti che, come vi dicevo all'inizio del corso, non sono affrontati in modo adeguato nei testi. C'è uno dei testi che vi ho fornito parla di fissione e di fusione nucleare. Gli altri testi tendono a trascurare questi aspetti, per quanto riguarda la fisica nucleare, a concentrarsi più su aspetti di fisica delle particelle, ma ritengo invece opportuno che faccia parte del bagaglio culturale di un fisico la conoscenza dei principi fondamentali della fusione nucleare e in particolare del funzionamento di un reattore. Quindi, fatemi prendere il foglio vuoto. Ok, quindi la lezione di oggi, se volete, si svolgerà in tre momenti. Gli argomenti inizieremo a partire dalla fissione spontanea. Poi affronteremo l'argomento della fissione indotta e l'argomento della fissione indotta ci porterà alla definizione dei principi di funzionamento di un reattore nucleare. Sempre in quest'ottica di formazione di base di fisico, nella prossima lezione invece ci occuperemo dell'altro tipo di processo fisico che si possa utilizzare per produrre energia, che è la fusione nucleare. Quindi anche in quel caso lì affronteremo sia l'argomento dal punto di vista dei principi dei fisici che stanno alla base della fusione nucleare, che del loro utilizzo per la creazione di energia, quello che potrebbe essere l'energia del futuro. Allora, fissione spontanea. O un argomento, fissione spontanea, o un titolo alternativo potrebbe essere perché tutti gli elementi con numero di massa elevato non decadono spontaneamente in ferro, che abbiamo visto essere l'elemento più legato. Ma allora, perché questo dovrebbe succedere? Beh, se ricordate, quando abbiamo parlato abbiamo avuto una lezione su quella che si chiama la formula semi-empirica di massa, abbiamo detto che una delle logiche di funzionamento della natura è che se noi abbiamo un insieme di Z protoni e N neutroni e li confrontiamo la loro massa con quella invece di un nucleo in cui i protoni e i neutroni sono combinati insieme, beh, la massa dei nucleoni separati è maggiore di quella dei neutroni combinati nei nuclei. E la differenza di massa per la velocità della luce al quadrato è quella che abbiamo visto essere l'energia di legame. E abbiamo detto che una delle logiche che la natura segue è quello di minimizzare l'energia di massa altrimenti di
massimizzare l'energia di legame. E come fa la natura a minimizzare l'energia di massa? Beh, abbiamo visto che ci sono vari tipi di decadimento. Questo è un diagramma che abbiamo visto varie volte, numero di neutroni e numero di protoni e numero di neutroni, questa è la bissettrice, e abbiamo visto che per l'andamento dei nuclei stabili ha un andamento di questo tipo, e in particolare abbiamo visto che se ci troviamo in una regione in cui un nucleo abbia troppi protoni, beh, il nucleo tende a raggiungere la zona di stabilità per tramutazione tra decadimento di un protone e di un neutrone, quello che abbiamo visto essere il decadimento beta più. Abbiamo anche visto che se invece il nucleo è molto lontano dalla valle di stabilità, questo tipo di decadimento avviene anche tramite emissione di protoni direttamente, fino a quello che abbiamo visto essere la proton decline, quando i protoni non possono essere più contenuti nel nucleo. Questo è quello che abbiamo chiamato beta più. Analogamente abbiamo visto che se il nucleo ha un eccesso di neutroni, beh, questo tende alla valle di stabilità, e tramutando un neutrone in un protone, con quello che essere visto il decadimento beta meno. E analogamente, se invece il nucleo, l'eccesso di neutroni è elevato, il nucleo può anche decadere emettendo neutroni, sempre con il criterio di minimizzare l'energia sotto forma di massa. Beh, quello che abbiamo anche visto è che se invece i nuclei si trovano in questa regione, il tipo di decadimento preferenziale è il decadimento alfa. Ora, quello che ci chiediamo è: perché un nucleo che si trova in questa posizione non decade spontaneamente, ma lungo la valle di stabilità per arrivare al nucleo più stabile di tutti, che è il ferro? Beh, perché questo dovrebbe succedere? Perché, se ricordate qual è l'andamento dell'energia di legame per nucleone in funzione del numero di nucleoni, questa curva ha un andamento di questo genere, c'è un incremento molto rapido per bassi numeri di massa e poi una decrescita lenta. E in particolare, esiste un nucleo che è il nucleo più legato di tutti, che è il ferro, con il ferro 56. Ma allora, quello che ci chiediamo è: perché vedete che se un nucleo si trova in questa regione, in questo numero di massa, ha un'energia di legame più bassa di quella dei numeri di massa più bassi. Ad esempio, l'energia di legame qui potrebbe essere 7 MeV, mentre in questa regione, dove l'altro segnato, 7,5 MeV. Quindi sarebbe energeticamente favorevole che il nucleone diventasse, decadesse in nuclei più piccoli, in cui l'energia di legame è maggiore. Cosa vuol dire? Beh, dovete considerare che allora noi rappresentiamo sempre questa energia di legame in quantità positiva, rappresentiamo in valore assoluto, ma energia di legame maggiore, se noi la rappresentiamo in quella che abbiamo visto essere la rappresentazione, ad esempio, di Fermi, energia di legame maggiore vuol dire che noi siamo più in profondità, la buca di potenziale è più bassa, quindi questo è il ferro, tutti gli altri nucleoni si trovano più in alto, quindi sarebbe energeticamente favorevole decadere nel profondo della buca di potenziale, massimizzando l'energia di legame, quindi minimizzando l'energia di massa. E allora, perché questo non succede? Quindi perché da un nucleo A non creiamo due nuclei A mezzi? È quello che è la domanda a cui ci proponiamo di rispondere in questa prima parte della lezione, quando parleremo di quando stiamo parlando di fissione spontanea. Quindi, quello che è chiaro è che il
il nucleo ha sicuramente un'energia di legame maggiore dei nuclei con un numero di nucleoni che è la metà. E quindi ci vogliamo capire perché questo non succede. Beh, quello che dobbiamo considerare è che per andare dalla situazione in cui noi abbiamo un nucleo A a quella in cui abbiamo due nuclei a mezzi, in cui sicuramente l'energia di legame è maggiore, quindi l'energia di massa è minore, beh, dobbiamo trascurare, dobbiamo passare attraverso uno stato in cui il nucleo si deforma. E quello che ci proviamo di studiare è studiare l'energia di legame di questo nucleo. Quanto è l'energia di legame di questo nucleo? Beh, allora, innanzitutto vi ricordo qual è l'andamento della cosiddetta formula empirica di massa. L'energia di legame è data da un contributo di volume per il numero totale di nucleoni, meno quello che abbiamo visto essere il contributo di superficie per A alla 2 terzi, meno il contributo coulombiano, che se ricordate è dato da Z per z meno 1 diviso a alla 1 terzo, meno quello che è essere il termine di simmetria, che è dato dalla differenza del numero di neutroni meno il numero di protoni al quadrato diviso a, più un termine di accoppiamento. Allora, in questa analisi supponiamo che di trattare nuclei even, pari, in cui il termine di accoppiamento sia nullo. Quindi, in questo tipo di analisi che stiamo facendo, trascuriamo questo termine di accoppiamento. Allora, vogliamo praticamente confrontare l'energia di legame di questo nucleone, in cui tutti i nuclei sono compatti, con questo in cui il nucleone si sta dividendo in due parti. Allora, cominciamo dal termine di volume. Allora, facciamo così. Chiamiamo questo lo stato 1, chiamiamo questo lo stato 2. Quanto vale il termine di volume? Beh, nello stato 1 ovviamente è AV per A, che è quello che abbiamo scritto. Quanto vale il termine di volume nello stato 2? Beh, nello stato 2 varrà due volte. Due volte AV per, beh, abbiamo due nuclei, ognuno dei quali ha un numero di massa a mezzi. Beh, quindi questi due termini sono uguali. Beh, questo non ci sorprende. Una delle ipotesi che abbiamo fatto quando abbiamo parlato della formula empirica di massa era che si basava sul modello a goccia, e una delle ipotesi del modello a goccia è che il volume del nucleo si mantiene costante. Il nucleo si deforma, ma il suo volume si mantiene costante, perché sappiamo che lo spazio occupato dal nucleone all'interno del nucleo è costante. Quindi il termine di volume non, il termine di volume non cambia. Vuol dire che sia nello stato 1 che nello stato 2 il termine di volume è uguale. Questo è il primo termine. Beh, prendiamo ora in considerazione questo termine di asimmetria. Beh, sì, o di simmetria o di asimmetria, insomma. Quanto vale il termine nello stato 1? Vabbè, l'abbiamo appena scritto. Vale asim per n-z al quadrato su A. Quanto vale nello stato 2? Nello stato 2 vale
Vale, due volte, dobbiamo sempre considerare due nucleoni, per n mezzi meno z mezzi, supponiamo che n sia uguale a z, n mezzi meno z mezzi al quadrato diviso a mezzi. E anche in questo caso, se portiamo fuori dal segno dal quadrato un mezzo diventa un quarto, che si semplifica con tutto il resto, e anche in questo caso vediamo che il termine di asimmetria, rimane costante, è sempre uguale a n meno z al quadrato mezzi. Quindi nemmeno questo termine cambia. Quindi questi termini non sono quelli responsabili del nostro studio. Beh, adesso cominciamo a considerare invece, per esempio, il termine di superficie. Nel valutare il termine di superficie, dobbiamo considerare come varia la superficie in questa trasformazione. Beh, dobbiamo considerare che, però, come abbiamo detto, una delle ipotesi fondamentali della goccia è che il volume del nucleo rimanga costante. Quindi il volume 1 deve essere uguale al volume 2. E allora supponiamo di prendere come raggio del nucleo grande, supponiamo di prenderlo, chiamarlo R, il raggio dei nuclei due piccolini lo chiamiamo R piccolo. Vicon 1 uguale Vicon 2 mi dice che 4 terzi pi greco R grande cubo è uguale a due volte per 4 terzi pi greco R piccolo al cubo. Tutto si semplifica, otteniamo che R cubo è uguale a 2 a 2R al cubo, per cui R è uguale alla radice terza di 2, la radice terza di 2 è 1,26 per R. Questo è la relazione tra i due raggi del nucleo padre e i due possibili nuclei figli, considerando che il volume si deve conservare. Allora, quanto vale il termine di superficie nel primo caso? Il termine di superficie nel primo caso 1, quindi S1 è uguale a 4 pi greco R al quadrato, che è uguale a 4 pi greco, sostituiamo 1,26 R, quindi per 1,26 al quadrato R quadro, e 1,26 al quadrato è circa 1,5, questo è uguale a 4 pi greco R quadro. Quanto vale il termine di volume nel secondo caso? S2 è uguale a 2 per 4 pi greco R quadro. Lo riporto qua. Questo è uguale a 6. 4 per 1,5 mi dà 6. Quindi questo è 6 pi greco R quadro e questo è 8 pi greco R quadro. In questo caso, quindi il termine di volume aumenta. Il termine di volume per il secondo caso, il termine di superficie, è maggiore del termine di superficie al primo caso. Quindi, se deformiamo un nucleo, la superficie aumenta.
il termine di superficie, vuol dire aumenta. Vuol dire che l'energia di legame diminuisce. Quindi, quando noi deformiamo il nucleo, diminuiamo l'energia di legame. E tra l'altro questo, considerate che anche dal punto di vista geometrico, la sfera, è quella unità che è quella a parità di volume è quel solido che ha la superficie minore, qualunque deformazione della sfera ne aumenta la superficie. Quindi, però quello che ci interessa è che l'energia di legame BE, quindi BE diminuisce. Quindi prendiamo ora in considerazione l'ultimo termine, quello coulombiano. Cosa succede? Termine coulombiano. Cosa succede? Allora, nel primo caso V1 è uguale ad AC per Z meno 1 diviso A alla 1 terzo. Quanto vale nel secondo caso? Caso 2, V2, termine coulombiano, questo uguale a due volte, stiamo sempre considerando AC, per, beh, al posto di Z devo sostituire, al posto di Z devo sostituire Z mezzi, per Z mezzi meno 1, diviso, in questo caso ho A mezzi alla 1. Terzo. Allora rielaboro un po' questo tipo di situazione. Lo riscrivo come se z porto fuori dal segno della radice 2 e porto al numeratore un mezzo all'un terzo, un mezzo, un mezzo all'un terzo. Quindi questo è 1,26 per 2, questi due li porto fuori e viene, ottengo diviso 4. Però quello che mi rimane all'interno della parentesi è un termine del tipo A con C, al posto di Z meno 1 moltiplico, questo diventa Z meno 2 e avendo portato fuori dalla parentesi, a un mezzo a diventa a alla un terzo. Perché mi conviene scrivere in questo modo? Beh, perché questa quantità, 1,6 per 2 diviso 4, è uguale, se faccio il conto, a 0,63. Questa quantità, invece, è molto simile a questa. Dovete considerare che se ho Z uguale, allora il numeratore è lo stesso, il numeratore è, suppone che questo c'è un z qua, z per z meno 2. Allora ho, se, un numero, siccome un numero ragionevole sono elevati i numeri di z, supponiamo se z abbiamo 50, ho la differenza tra 50 per 49 e 50 per 48. Quindi questi due termini, per z uguale 50, sono uguali. Quindi l'unico termine dominante è questo, e quello che ottengo è che praticamente V con 2 è circa uguale a 2 terzi di V con 1. Quindi, se io deformo il nucleo, il termine coulombiano diminuisce. Quindi, il termine coulombiano diminuisce, vuol dire che l'energia di legame aumenta. Beh, che il termine coulombiano diminuisca è intuitivo, perché
perché io cosa faccio? Il termine colombiano è un termine repulsivo. Se io divido il nucleo iniziale in due nuclei, la distanza media tra i protoni aumenta, quindi la loro repulsione diminuisce. Quindi è ragionevole pensare che il termine colombiano diminuisca. Quale dei due è dominante? Quindi vedete che ci sono due termini contrastanti. Quando io deformo un nucleo, c'è un termine che mi fa diminuire l'energia di legame, che è il termine di superficie, e c'è un termine che me la fa aumentare, che è il termine di volume. Quindi sarà una battaglia tra questi due. Qual è dominante? Beh, posso prendere come riferimento chi domina. Beh, allora, se io prendo, se ricordate i coefficienti, adesso a questo punto è solo un riferimento, però il coefficiente del termine colombiano era 0,7 MeV e il coefficiente del termine superficie è uguale a 18 MeV. Allora, questo, se volessimo andare a fare un conto preciso, non significa molto, ma ci dà un'idea, vogliamo dare una interpretazione euristica, fenomenologica, intuitiva di come funziona, di perché un nucleo non fissiona. Quindi effettivamente questo termine è quello dominante. Quindi che cosa ci vuol dire? Che in prima approssimazione, quando un nucleo si deforma, il termine dominante è quello di superficie, che tende a diminuire l'energia di legame e quindi ad aumentare l'energia di massa. Quindi se noi rappresentiamo in un diagramma l'energia di massa, la mass energy, in funzione del numero di massa, allora noi partiamo da una situazione in cui l'energia di massa si trova qua e per il mio nucleo con il mio nucleo iniziale, questo no, è funzione non della della deformazione, ovviamente. Il nucleo a cui parto ha una certa energia di massa e il nucleo finale, che è quello con i due nuclei separati, quindi qui ci metto il mio nucleo iniziale, qui ci metto i miei nuclei separati, ha sicuramente un'energia di massa inferiore. Quindi quello che mi aspetterei è che ci fosse una decrescita e quindi il mio nucleo iniziale fluisse verso la deformazione. In realtà quello che abbiamo imparato è che non possiamo trascurare questo stato intermedio, che è quello deformato. In questo stato intermedio quello che si crea è una curva che faccio un po' esagerata così. Quindi nella deformazione l'energia di massa aumenta. Ed è per quello il motivo per cui il mio nucleo iniziale non fissiona spontaneamente e per cui se avete un anello d'oro o un orecchino d'argento, questo non decade, fissiona spontaneamente in ferro. Quindi potete stare tranquilli che come ci siamo messi a riparo dal decadimento alfa, ci siamo messi a riparo anche dalla fissione spontanea. Beh, perché c'è questa situazione, il mio nucleo per fissionare deve superare questa barriera di potenziale. Questa si chiama, questa delta E, si chiama energia di attivazione. Come riferimento è circa 6 MeV. Quindi, motivo è che proprio prima di per arrivare allo stato in cui i due nuclei effettivamente, questi due nuclei sono effettivamente più legati di questo. Però per passare dal nucleo iniziale, dal nucleo padre al nucleo figlio, ai due nuclei figli, bisogna passare attraverso questo stato intermedio ed è quello che, se volete, stabilizza la materia, quella meno ad alto numero di massa. Questa deformazione del nucleo che fa diminuire l'energia di legame e quindi aumentare l'energia di massa. Ci sono delle condizioni per cui ci sono alcuni nuclei in funzione del rapporto, se trovate, tra Z quadro ed A, ci sono alcuni nuclei in cui
questa curva è talmente bassa che non c'è nessuna possibilità di fissionamento, di fissione. Quindi se zeta quadro, se zeta quadro su A è molto elevato, questi sono nuclei stabili. Poi c'è tutta una zona di nuclei intermedi che potrebbero decadere, ma dovete capire che per decadere in modo spontaneo, un nucleo che si trova per esempio in questo stato, deve effettuare questo tipo di un effetto tunnel, e questo sappiamo che è molto improbabile. Quindi solitamente, poi c'è questa categoria di nuclei, i nuclei che potrebbero, de che decadono spontaneamente alfa, sono quelli in cui questo tipo di curva è del tipo quando zeta quadro su A è maggiore di 51. Quindi questa curva non ha più questa barriera da superare, ma quello decadono direttamente. Allora, in genere i nuclei che fanno fissione spontanea hanno una costante di decadimento molto lunga. La probabilità di fissione spontanea dei nuclei che adesso considereremo è molto minore di quella di decadimento alfa. Allora, quindi, questo abbiamo detto che parliamo di fissione spontanea. Un nucleo, e adesso ne prenderemo in considerazione un paio, che sono quelli che ci interessano, perché sono quelli che si utilizzano nella produzione di energia, spontaneamente non decade. Allora, però, come quello che si è... Parliamo del secondo caso. Secondo argomento della lezione, fissione indotta. Come si fa a superare questa barriera di potenziale che, se volessimo essere precisi, è 6,2 MeV? Beh, quello che la gente fa spontaneamente è che uno prende un neutrone, lo lancia verso un nucleo che cominciamo a considerare essere l'urano-235, e quello che vede è che questo nucleo effettivamente fissiona in due nuclei XY di massa più bassa, più un certo numero di neutroni, più energia. Considerate che anche questo processo di fissione spontanea è stato un processo che è stato scoperto. Allora, la prima evidenza non compresa di fissione spontanea l'ha fatta il grande Fermi. Pensate che nemmeno Fermi aveva capito. Fermi, col suo gruppo di ragazzi di via Panisperna a Roma, che vi suggerisco di vedere, c'è ancora il laboratorio di fisica nucleare in cui lavorava Fermi, via Panisperna, una delle vie che si passano sicuramente, se arrivate in stazione a Roma, andate verso il centro, passate per via Panisperna, un fisico ci deve passare prima o poi. Però allora, questi ragazzi, Fermi faceva scontrare dei neutroni contro dei nuclei, questi assorbivano i neutroni e producevano elementi più pesanti, con massa maggiore. Il primo a vedere questo fenomeno, ma non a riconoscerlo, è stato Fermi. Fermi pensava di avere, quando ha visto questo fenomeno che un nucleo di uranio assorbiva un neutrone e diventava un altro nucleo, non avendo avuto ancora un'analisi ancora precisa, pensava di avere realizzato un composto più pesante dell'uranio con massa maggiore. Beh, allora voi potete dire, perché quello che uno può dire è: vabbè, come faccio a superare questa energia di attivazione? Beh, basta che prenda un neutrone abbastanza energetico, quindi di 6 MeV, lo sparo contro un nucleo di uranio e gli do l'energia di attivazione necessaria per superare questa barriera. In realtà, questo tipo di fenomeno si verificava quando l'hanno scoperto poi Hahn e Strassmann, qualche anno dopo, con neutroni termici. Cos'è un neutrone termico? Beh, un neutrone termico è un neutrone che si trova a temperatura ambiente. Allora, qual è l'energia di un neutrone termico? Beh, dalla relazione che immagino conosciate, è uguale a kT, k è 9 per 10 alla meno 5
electron volt su Kelvin e la temperatura ambiente è 300 Kelvin. Se quindi moltiplico questo per 300 Kelvin, ottengo 2,7 per 10 alla meno 3 elettron volt, uguale 0,027 elettron volt. Molto, molto, molto minore dell'energia di attivazione. Quindi il meccanismo che si deve verificare, questo è quello che si chiama fissione indotta, beh, deve implicare qualche tipo di passaggio intermedio. In realtà, quello che succede è qui, in questa formula che vi ho scritto, manca un pezzo. Quello che si verifica è che un neutrone più assorbito, un neutrone termico, quindi neutrone termico assorbito da un nucleo di uranio 235, beh, dà luogo a un atomo, un nucleo di uranio 236 in uno stato eccitato. In uno stato eccitato. E in particolare, questo stato eccitato ha un'energia, se questo è lo stato fondamentale dell'uranio 236 e questo è lo stato eccitato, questo stato eccitato ha un'energia superiore a quella di attivazione, che è 6,3 MeV. Quindi un neutrone assorbito dal nucleo di uranio porta il nucleo di uranio in uno stato eccitato dell'uranio 236. Ah, questo stato eccitato ha un'energia maggiore dell'energia di attivazione. Quindi se noi facciamo il diagramma degli stati, questo è l'uranio 236. Questo è lo stato dell'uranio 235 più neutrone che si trova quassù, e questo è lo stato eccitato dell'uranio 236. Ed è per questo che un atomo che noi riusciamo a portare, un nucleo che noi riusciamo a portare nello stato, quindi un nucleo di uranio 235 che assorbe un neutrone, crea un nucleo di uranio 236 che è in uno stato eccitato, con un'energia maggiore dell'energia di attivazione. Quindi questo nucleo può effettivamente decadere spontaneamente. Esiste un altro tipo di uranio, che l'uranio in natura è composto, come abbiamo visto nella lezione del decadimento beta, è composto per il 99,28% da uranio 238 e una piccola percentuale che è dello 0,72% dell'uranio 235. E questo abbiamo visto essere dovuto al fatto che il decadimento alfa dell'uranio 235 ha una vita media molto minore di quella dell'uranio 238. Quindi la quantità di uranio che si è formata quando, al lato dell'esplosione supernova, quando i materiali sono formati, beh, l'uranio 235 è decaduto più velocemente, a una vita media di 600 milioni di anni contro i 4 miliardi e mezzo di anni dell'uranio 238. Quindi l'uranio che noi troviamo in natura è uranio 238. Beh, l'uranio 238 non è così facilmente utilizzabile per la fissione, perché invece per l'uranio 238 lo stato, se noi facciamo assorbire un uranio 238, un neutrone ad un nucleo di uranio 238, beh, dobbiamo dire che lo stato eccitato dell'uranio 238, quindi noi lo portiamo a 4,8 MeV, che è minore dei 6 MeV dell'energia di attivazione. Quindi vuol dire che quello che diciamo è che l'uranio 238 è il materiale fissile, vuol dire che
può fare fissione per assorbimento di neutroni termici. Mentre l'uranio 238, vedete, se assorbe un neutrone, beh, è ancora lontano dall'energia di attivazione. Noi possiamo fornire all'uranio 238, possiamo portarlo a fare fissione se a questo neutrone diamo energia dell'ordine del mezzo. Quindi l'uranio che si utilizza negli impianti, come vedremo nella seconda parte della lezione, che si utilizza per la fissione è tendenzialmente uranio 235. Cosa vuol dire quello che ho detto a parole? Come si rappresenta dal punto di vista fisico? Beh, dal punto di vista fisico, quello che ho detto, beh, si rappresenta tramite il concetto di sezione d'urto che abbiamo visto nelle prime lezioni. Cosa vuol dire che l'uranio 235 fa fissione? Beh, se noi rappresentiamo l'energia del neutrone e la sezione d'urto espressa in Barn, e rappresentiamo la sezione d'urto in questa scala, questa sarà una scala doppio logaritmica. Questo abbiamo 10 alla meno 3, 10 alla meno 2, 10 alla meno 1, 1, 10, 10 al quadrato, 10 al cubo. Qui mettiamo l'energia del neutrone, qui partiamo da 10 alla meno 3, 10 alla meno 2, 10 alla meno 1, 1, 10. 10 al quadrato, 10 al cubo, 10 alla quarta, 10 alla quinta. Allora, qual è l'andamento della sezione d'urto? Ad esempio, parliamo dell'uranio 235. Alle energie termiche, quelle di cui abbiamo parlato, considerate che la sezione d'urto di fissione dell'uranio è 500 Barn. È un numero mostruoso. Considerate che quando abbiamo introdotto l'unità del Barn, abbiamo detto che il Barn, intanto le sezioni d'urto sono un'unità di superficie, ma un Barn è più o meno, se noi prendiamo la sezione di un nucleo di uranio, beh, questa è stata utilizzata come l'unità di misura fondamentale della sezione d'urto. Un Barn sono 10 alla meno 28 metri quadri, quindi 10 alla meno 24 centimetri quadri. Ma la sezione d'urto di fissione per neutroni termici dell'uranio 235 è 500 Barn. Per quello chi ha introdotto questo istituto ha utilizzato il termine di Barn, grande come un fienile, perché erano delle sezioni d'urto molto maggiori di quelle che la gente si pensava di avere. Dopodiché questa sezione d'urto decresce e a 100 keV è un Barn. E cresce così e poi è costante. Quindi capite che se noi vogliamo sfruttare il processo di fissione in modo utile, beh, è molto più vantaggioso utilizzare neutroni termici che quelli ad alta energia. E perché aumentando l'energia di un neutrone noi ci aspettiamo che la sezione d'urto diminuisca? Beh, intuitivamente perché se un neutrone è molto veloce, non riesce, passa attraverso la buca di potenziale del nucleo, ma non viene catturato nel nucleo. Quindi effettivamente in questo caso è qualcosa che lo fa passare molto velocemente e non lo fa catturare. Quindi questo è l'andamento senza minuto. Poi, per quanto riguarda invece l'uranio 238 sappiamo per questo motivo che è un processo a soglia. Noi per basse energie, beh, non abbiamo modo, non c'è l'energia per superare la barriera di attivazione che abbiamo visto prima. Quindi per basse energie la fissione dell'uranio è nulla e poi però comincia a circa 100 keV e fa un andamento di questo genere. La cosa peculiare è che la sezione d'urto di fissione dell'uranio 135 è sempre maggiore di quella dell'uranio 238. Da che cosa è fornita? Da cosa dipende questo bilancio energetico? Beh,
Il bilancio energetico diverso, il diverso bilancio energetico per cattura neutronica da uranio 235 e uranio 238 è dovuta al termine di accoppiamento. Delta P nella formula semiempirica di massa. Il termine di accoppiamento abbiamo detto che è quella parte di energia in più che si ha se nell'ultima shell abbiamo due spin antiallineati, antiparalleli, che è quella che ha un'energia di legame maggiore. Quindi noi passando l'uranio 235 è un nucleo pari come numero di protoni, dispari come numero di neutroni. Ma quando il mio uranio 235 assorbe neutroni, ha anche un numero pari di neutroni e c'è un'energia in più che è dovuta a questo termine di accoppiamento, cosa che invece non succede nell'uranio 238, che è un numero pari di protoni e pari di neutroni, e quindi aggiungendo un neutrone assume solamente un numero dispari di neutroni, quindi non c'è questa energia addizionale di accoppiamento. Un'altra cosa che ci possiamo chiedere: qual è la distribuzione di massa dei prodotti di reazione? Beh, allora, abbiamo un nucleo A, è favorita la soluzione in cui da un nucleo con numero di massa A abbiamo due nuclei esattamente che abbia un numero di massa pari ad A mezzi? Beh, allora, in questo caso non vi faccio conto, ma sarebbe piuttosto semplice da fare. La formula semiempirica di massa fa la previsione sbagliata. Per la formula semiempirica di massa, beh, il nucleo, la condizione favorevole di fissione è quella in cui due nuclei sia quella simmetrica, in cui due nuclei figli, dati della fissione, abbiano esattamente la metà dei nucleoni del nucleo padre. In realtà, sperimentalmente si vede che l'andamento della distribuzione di massa dei nuclei, se questo è A, è fatto così. Questo è 118, supponiamo di partire con un numero di massa 236. E allora i figli si distribuiscono in questo modo. Attorno a numeri di massa asimmetrici, 1,95 e 1 intorno a 140. Quindi in questo caso la formula semiempirica di massa non dà la previsione esatta, perché secondo la formula semiempirica di massa, non potremmo che farlo vedere, ma insomma non voglio appesantire troppo la lezione, i nuclei figli devono avere esattamente la metà del padre, ma qui dobbiamo considerare il modello a shell. I nuclei figli tendono a vedete, intanto c'è una distribuzione statistica, non possiamo prevedere esattamente quali siano i prodotti di fissione. Possiamo dire che i due nuclei figli si distribuiscono in modo asimmetrico attorno a numeri di massa che le cui shell tendono a essere legate ai numeri magici che abbiamo visto. Quindi questo è quello che prevede, abbiamo bisogno quindi per prevedere
la distribuzione dei nuclei figli del modello Shell. C'è un'altra cosa che è interessante riguardo i prodotti di reazione, che è, ha un impatto importante nel disegno, ad esempio, di un reattore nucleare. Questo è qualcosa che possiamo anche capire in modo intuitivo. Se rappresentiamo la solita curva della valle di stabilità, questo è la solita bisettrice, N uguale a Z, questa è la curva di stabilità che è fatta così. Ora, noi, questo è Z, questo è N, partiamo da un nucleo che si trova qua. I nuclei figli sono più o meno, supponiamo di avere di partire da un nucleo che abbia Z80, ci troviamo con nuclei che abbiano Z40. Beh, i nuclei figli, perché siccome siamo partiti, vedete, siamo partiti in una zona, noi sappiamo che all'aumentare il numero di massa, noi aumentiamo il numero di neutroni per rendere stabile il mio nucleo. Ma quando il nucleo fa fissione, quindi si trova con un eccesso di neutroni, perché i nuclei figli sono in una zona in cui l'eccesso di neutroni dovrebbe essere minore. Quindi i nuclei figli si trovano ad avere più neutroni di quelli della valle di stabilità. Quindi i prodotti di reazione decadono beta. Per liberarsi del numero di neutroni. Quindi intrinsecamente connesso col processo di fissione c'è il fatto che i prodotti di fissione sono altamente radioattivi e decadono praticamente tutti per decadimento beta. Decadimento beta. Concludo questa prima parte della lezione facendo vedere qualcosa che ci sarà utile nella seconda parte quando parleremo dei principi di funzionamento di un reattore nucleare. Allora, prendiamo, a proposito, rimaniamo in questo tema dei prodotti di fissione. Allora, prendiamo un caso particolare. Abbiamo un neutrone che colpisce un nucleo di uranio-235. Adesso sappiamo che questo dà luogo ad un stato eccitato dell'uranio-236 e questo dà fissione. Supponiamo di prendere il caso di uno dei possibili casi, ve l'ho detto, ce ne sono centinaia di possibili combinazioni e chi disegna un reattore deve conoscere ovviamente tutte le possibili probabilità di produzione di tutti i nuclidi. Tra l'altro, ho scelto questo caso lo xenon 140, non questo è uno degli isotopi dello xenon. È stata una delle cause dell'incidente di Chernobyl, il caso non controllato. Lo xenon 135 che è un forte assorbitore di neutroni. Però adesso questo qua ci interessa solo vedere. L'altro, questo è da luogo a stronzio 94 con numero di massa 38 più 2 neutroni. Più Q. Questo, lo xenon, decade beta meno, dando luogo a, ad esempio, cesio, questo è 140, non 140, non è, cambi molto, insomma, per la precisione. Questo. Cesio, 140, sono tutti prodotti di fissione, e poi, in questo caso il beta meno vuol dire che un neutrone diventa un protone, questo è cesio 155, il quale a sua volta decade ancora beta meno,
e dà luogo a Bario 140. Quindi nel decadimento beta meno si conserva sempre il numero di massa varia z. Questo è bario 56 che decade ancora in lantanio 140 57 che decade ancora, questo qua è beta meno, ancora beta meno in cerio 140 58 e questo è stabile. E questo è stabile. Quindi vedete che connessa al processo di fissione poi ci sono tutti questi decadimenti dei prodotti di fissione di cui ovviamente dobbiamo tener conto, ognuno di questi avrà una sua vita media. E però non dobbiamo trascurare anche per esempio lo stronzio che decade meta meno in ittrio 94 39, ma ora noi siamo in grado di comprendere questi decadimenti beta meno, per quello vi faccio vedere, che poi diventa, e questo è stabile, zirconio 94 40. Questo è uno dei possibili. Adesso esiste anche la situazione che una volta ogni tanto. Ad esempio, faccio l'uranio 236 decada in un'altra combinazione è iodio 237 53 più ytterbio 97 più, ancora qua, 2N più Q. Allora, la catena che vi voglio far seguire è questa. Questo decade beta meno in xenon 137-54 che decade in xenon 136-54. Questo ultimo decadimento avviene con l'emissione di un neutrone. Questa è, come vedremo tra un po', fondamentale nel controllo del reattore nucleare. Allora, il processo di fissione, questo, i tempi caratteristici del processo di fissione sono 10 alla meno 12 secondi. In questi 10 alla meno 12 secondi avviene l'intero processo e in particolare i neutroni emessi, in queste paio di neutroni emessi, i neutroni emessi durante il processo di fissione nel processo di fissione stesso, si chiamano prompt. Quando invece i neutroni emessi sono neutroni emessi in uno di questi processi di decadimento, quindi si chiamano neutroni ritardati. Questi neutroni ritardati sono fondamentali nel principio di funzionamento del reattore, in particolare nel loro controllo. Se non ci fossero neutroni ritardati, noi non saremmo in grado di controllare un reattore nucleare. Quindi la maggior parte dei neutroni vengono emessi immediatamente. Il processo di fissione è un processo molto rapido. 12 al meno 12 secondi e potete capire anche che la maggior parte dell'energia viene presa come energia cinetica nel processo di fissione, viene presa come energia cinetica dai neutroni. Sono quelli che poi noi utilizzeremo per produrre energia, scaldando l'acqua e poi facendo attivare una turbina.
sono i neutroni, perché ovviamente perché la maggior parte dell'energia va ai neutroni? Perché sono le particelle più leggere. Quindi, come abbiamo visto anche nel caso del decadimento alfa, la particella più leggera per la conservazione della quantità di moto prende la maggior parte dell'energia, energia cinetica. Ma se quindi se i neutroni protoni sono quelli fondamentali per la produzione di energia, i neutroni delayed, perché questi sono ritardati dal fatto che sono emessi dopo un decadimento beta e quindi sono emessi dopo che il mio nucleo abbia avuto tempo di decadere beta. Questi sono quelli fondamentali nel controllo del reattore, cosa che vedremo dopo una breve pausa. Sospendo la registrazione.